Se vuoi iniziare a saltare per bene in bici, hai aperto il video giusto. Saltare in bici non è difficile come tutti pensano, quello che serve è solo sapere la tecnica giusta. Con questo video vi assicuro che se seguite tutti i passaggi e farete un po' di pratica riuscirete a saltare senza fare fatica. In questo video infatti c'è tutto quello che vi serve sapere per poter saltare bene in bici, senza complicazioni e solo con quello che è necessario sapere, evitando quindi di distrarsi in cose che sono inutili. Qua dietro di me abbiamo un salto, ha una rampa, un atterraggio, iniziamo subito a vedere cosa bisogna fare per saltare bene. Una delle cose più importanti per saltare bene è la velocità con cui si arriva nel salto. Se si arriva lenti, si arriva corti, non si arriva neanche all'atterraggio, si spacca tutto. Se invece arrivate lunghi, esplodete. Quindi è importantissimo avere la velocità giusta. È importante sì la velocità, ma anche come si arriva sopra la rampa. Dovete infatti arrivare con la giusta velocità, ma in modo composto, nella posizione neutra sulla bici, ovviamente in piedi. Per fare questo vi servirà la giusta rincorsa, in modo da poter avere tanto spazio prima per poter pedalare, per poi almeno 3-4 metri prima della rampa non dover più pedalare. Vi prego quindi non mi arrivate in rampa pedalando. Questo è uno degli errori che molti fanno. Se arrivate in rampa pedalando arriverete tutti scomposti, questo vi porterà a saltare storti e quindi vi fate male. Quindi importantissimo, rincorsa giusta, 3 metri prima della rampa smettete di pedalare e state composti in posizione neutrale sulla bici. Bene, siamo quindi arrivati davanti alla rampa, siamo belli composti, pronti per affrontare il salto. Nel momento in cui entrate nella rampa, voi dovete comprimere la bici. La solita compressione, quella che avete visto in tutti i tutorial, questa. Questa compressione, attenzione, è importantissimo qua, deve durare fino sulla punta della rampa, fino a qua, dove finisce il kick. Non lì, lì finisce il salto. Qua è dove finisce il kick. Dove finisce il kick, voi dovete usare tutta questa forza ed esplosività per poter saltare in alto. Adesso, detto a parole così, è difficile, ma una volta che voi siete sotto la rampa, fate bene la compressione, fa tutto da sola. Importante solo che lo fate nel momento giusto. Ora che avete staccato dalla rampa, sarete in aria. Importante in aria non scomporvi, rimanere belli centrati. Vi dovete già preparare all'atterraggio. L'atterraggio è la parte più semplice, basta che vi preparate ad assorbire tutto l'urto e niente, atterrate. Cioè, non bisogna complicarla, è facile, ragazzi. Rincorsa, smettete di pedalare qualche metro prima della rampa. Sulla rampa, compressione. Staccate dove finisce il dente della rampa, in aria state belli composti, vi preparate all'atterraggio che assorbirete in modo molto morbido per non spaccare niente. Adesso qua abbiamo un salto con una rampa e un atterraggio. Per farvi vedere però bene il concetto di come si assorbe l'atterraggio, mi tocca atterrare qua. Quindi fatemi gli auguri, è una cosa da non fare atterrare nel flat perché si prendono delle stecche assurde, ma lo farò per il bene della scienza. Come avete visto non è da fare una roba del genere. Vi ho anche dimostrato il perché non dovete pedalare vicino alla rampa. Se avete notato infatti in aria ero stortissimo. Problema di quando saltate storto, in aria non la raddrizzate più la bici. No, che schifo. Che schifo. Vi faccio bene vedere un altro video fatto bene in slow motion per farvi bene proprio vedere quello che faccio a rampa, che è una semplice compressione. Tutto qui il gioco. Adesso io vi ho fatto vedere come si salta su un salto che già non è facile. Abbiamo una rampa, un buco, un atterraggio. Ovviamente solo un matto inizierebbe con quel salto lì. Innanzitutto, primo step, dovete provare la compressione sul piano. Poi secondo step, dovete provarla su una sorta di gradino, come può essere per esempio questo qua, una sorta di cunetta. Il trucco per imparare a progredire in bici senza farsi male e velocemente è andare a step, gradualmente, partendo dalle cose più facili e man mano aumentando la difficoltà. Sembra una cosa scontata, ma per molti non lo è. Iniziate per esempio come una gobbetta come questa, arrivate piano piano e fate la compressione. Poi quando vedete che vi sentite sicuri, provate già su una rampa senza atterraggio, in modo che possiate anche permettervi qualche errore. Quando avete ormai capito bene il movimento su una semplice rampa, passate ai doppi. I doppi sono più difficili perché non è concesso l'errore di arrivare corti. Se vi interessa come si sbloccano i salti, ovvero i salti difficili, quando avete un salto che non riuscite a fare e volete sbloccare, ti lascio subito il tutorial che ho fatto qua, in alto a destra. Una cosa che devo dirvi, tutte le persone che conosco, la prima volta che hanno saltato, hanno provato questa sensazione di vuoto,
ovvero voi quando siete in aria è una sensazione un po' strana, vi sentite come se non potete fare nulla, rimanete appesi alla bici, non, è strano, è difficile anche muoversi le prime volte. Un'altra cosa che capita è il fatto di non ricordarsi in volo quello che si è fatto. Cioè, una volta che fate un salto voi vi ricordate quello che c'è prima, quello che c'è dopo al salto, ma mai quello che succede in aria. Comunque vi assicuro che la sensazione che si prova saltando è veramente bella. Questo qua era un tutorial per principianti, coloro che vanno già bene in bici ma vogliono approcciarsi ai salti. Per chi invece salta già, è già un po' più pratico, presto farò un tutorial che insegna come saltare più in alto. Per questo video è tutto, mi raccomando, saltate.